nuovo tassello per il recupero della memoria storica della città. Questa mattina, su iniziativa della Commissione Toponomastica del Comune, è stata dedicata ad Amadeo Bordiga, studioso e fondatore del Partito Comunista Italiano, una targa sul palazzo in cui visse al Corso Vittorio Emanuele. Napoli è stato un territorio nel Novecento che ha dato voce a pensatori di grandissimo livello. E noi con la Commissione Toponomastica di Napoli stiamo provando a far sì che ci siano riconoscimenti formali che non cancellino queste memorie così importanti. Amadeo Bordiga è uno di questi, fondatore del Partito Comunista, pensiero autonomo, pensiero libero, anche un po' eretico, che dava fastidio allo stesso partito, un po' come questa città, anche autonoma, anarchica, libertaria, che ha una storia del Novecento così importante. Quindi l'ideologia credo che sia assolutamente qualcosa di importante per chi fa impegno civile e lotta politica.